Ci dispiace, cioè, sicuramente per il risultato, perché secondo me oggi c'è stata una bella prestazione della squadra, anche nei momenti dove abbiamo sofferto, comunque siamo stati sia compatti che sempre positivi nell'andare avanti. Quindi niente, ci portiamo a questo punto, però cioè, sono contento della prestazione della squadra, sinceramente. Sì, cioè, sicuramente sapevamo del peso della partita, perché comunque quando c'è la fortuna che giochi dopo tutte le squadre, comunque cioè, senza che ci prendiamo in giro, uno guarda sempre. I tre punti erano strafondamentali oggi e ci dispiace tanto che sia arrivato quel gol al 91esimo. Il giorno d'andata cioè, sicuramente non è stato molto positivo, questo lo sappiamo, e ora arriva questa sosta nel momento migliore, cioè, sinceramente. Diger non è che lo devo presentare io, è un giocatore fantastico che sicuramente la sua assenza nel giorno d'andata ha influito tanto e siamo contenti di godercelo, perché comunque pian piano sta entrando in forma ed è uno a cui devi dargli la palla, e poi cioè, come oggi ha dato una palla che se c'è un altro magari non la vede nemmeno. Quando è iniziato l'anno, cioè, sinceramente non pensavo di essere con questo rendimento al momento. E mi godo questo gol perché comunque mi dà della continuità e sì, sono contento. E ormai punto alla doppia cifra, perché non ci sono mai riuscito nella mia carriera e ci sono vicino, non sarà facile, però sì. Come ti ho detto prima, cioè, sinceramente questa sosta arriva nel momento migliore, perché comunque la stanchezza di questi 5 mesi si fa anche sentire, e quindi vedremo quello che succederà anche dal calciomercato. Cioè, la classifica, siamo nella fase di mezzo, non è mai bello, perché io penso prima che ci dobbiamo guardare sempre dietro e poi dopo guardare davanti. E il gol va alla mia ragazza che è sempre con me, che cioè, comunque, mi sostiene sempre, è stata anche nei momenti brutti, quindi ci godiamo questo ad oggi.